Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Maneskin, allora, ciao. Non ne potrete più, però complimenti ancora, io ve li faccio. Secondo voi, quanto conta per questo nuovo successo Sanremo e poi quindi Eurovision Song Contest il pezzo? E nonostante ovviamente il carisma che voi proprio emanate, no? Come band, se aveste portato un'altra canzone a Sanremo, pensate che il successo sarebbe stato questo? Cioè avreste vinto e quindi adesso sareste a Rotterdam? E poi con l'augurio ovviamente di doppiare il successo di Sanremo, Damiano, è meglio cantare a Rotterdam o nella Londra degli anni 70 di Crudelia? Se ci dite anche una battuta sulla vostra esperienza di doppiaggio, se vi va, grazie. Grazie a te. Innanzitutto per la prima domanda, cioè riguardo alla prima domanda, noi questi ragionamenti siamo soliti non farli, nel senso noi abbiamo deciso di presentarci a Sanremo con Zitti e Buoni per tutti i motivi che abbiamo spiegato più volte, per portare appunto un pezzo che fosse a controcorrente, che fosse che mostrasse anche che non so, c'è vita oltre la musica. Quindi siamo semplicemente molto contenti del risultato che stiamo avendo adesso. Poi, se si chiede a me personalmente, io penso che avremmo vinto anche con altri pezzi, scusate la presunzione, però noi siamo molto contenti di questo pezzo qua, siamo contenti anche di aver mantenuto poi il testo in italiano, perché è una cosa che per noi ha molto valore. E invece riguardo alla seconda domanda, guarda, per adesso Rotterdam, semplicemente perché è un palco vero, nella vera Londra degli anni 70 forse sarebbe stato molto bello, ma in quel caso era uno studio. È stata, no, a parte gli scherzi, è stata un'esperienza bella, molto bella, era una cosa che non avevamo mai fatto prima, è stata una cosa completamente nuova, molto interessante, però ecco, adesso siamo molto concentrati su questa Eurovision, tutte le nostre energie sono qui a Rotterdam. Che cosa in breve ovviamente avete fatto tra Sanremo e l'Eurovision? Che tipo di preparazione, se diversa insomma o uguale per queste esibizioni? L'emozione di suonare di nuovo davanti a un pubblico, perché abbiamo visto anche le semifinali, c'è tanto pubblico. E infine, a quando Teatro di Ira volume 2? Ma diciamo che a livello di preparazione, comunque sia per Sanremo che per l'Eurovision, ci siamo veramente dedicate al massimo. Per Sanremo c'è stata una preparazione forse più lunga, perché c'erano proprio a livello di tempi, abbiamo avuto più tempo, e poi anche comunque con il fatto che lì avevamo l'occasione di suonare con un'orchestra, anche a livello di arrangiamenti e via dicendo, abbiamo fatto proprio un lavoro anche con gli altri musicisti. Invece qui, appena abbiamo saputo che abbiamo vinto Sanremo, avremmo avuto l'onore di venire qui, abbiamo iniziato subito a lavorare anche comunque sugli aspetti più tecnici della performance, appunto con Claudio, su come su che impatto volevamo dare con il palco, su come organizzare il tutto. Quindi c'è sempre stata una grande preparazione, infatti non vediamo veramente l'ora di far vedere ciò che abbiamo preparato. E invece il Teatro di Ira volume 2, diciamo che ci stiamo lavorando, stiamo continuando a scrivere, sicuramente uscirà entro la fine dell'anno. Ora passeremo anche questi mesi, quando finiremo, a continuare a scrivere anche con tutte le influenze che questa esperienza ci ha dato, e cercheremo di dare il massimo anche là. Mentre per quanto riguarda invece il pubblico, noi siamo proprio stati diciamo esterrefatti dal fatto che appunto alle prove ci fossero 3.500 persone davanti a noi. Per noi è una cosa che praticamente parla di tutta la nostra vita, il fatto di avere un pubblico che ci sostiene, che noi sostiene una vicenda con cui interagiamo e scambiamo energie, una cosa che ci mancava davvero tantissimo. E pensiamo, avendo la prova qui a portata di mano, appunto seguendo le giuste istruzioni, seguendo le giuste regole e facendo le cose con dedizione ed intelligenza, automaticamente si può ottenere un risultato, diciamo, più normale ovviamente rispetto alla situazione. Sì, cioè, diciamo che questa ovviamente pensiamo anche che questo possa essere un messaggio di speranza per il futuro, e soprattutto per il campo dello spettacolo, dell'arte, del settore della musica, che hanno appunto, diciamo, subito tanta sofferenza. Esattamente. Poi anche comunque percepire tutta questa energia da parte del pubblico ci fa venire ancora più voglia di tornare in tour. Infatti non vediamo l'ora anche che inizino i nostri concerti, che comunque dovrebbero iniziare da dicembre. Speriamo anche che con questa esperienza comunque potremo anche tornare a suonare nei paesi al di fuori dell'Italia.
Yes. News dal mondo della voce, radio, doppiaggio. Voci.fm, il magazine.